Buonasera a tutti. Intanto vi ringrazio per la partecipazione e ringrazio tutti quelli che sono in collegamento per un incontro che vuole dare un po' una visione generale e completa di quelle che sono le problematiche in olivicoltura e non soltanto quelle che sono state oggetto e sono tuttora di un progetto che abbiamo sulla misura 16, lo vedete scritto in alto a sinistra, un progetto in collaborazione con l'Università di Pisa, qui vicino a me c'è il professor Canale, entomologo, e con l'azienda agricola Fratelli Merano. Io ringrazio il titolare dell'azienda che questa sera ha voluto anche lui essere presente di persona, perché dal confronto che abbiamo avuto in questi anni ovviamente abbiamo potuto mettere insieme quelle che sono le problematiche più importanti e non solo legate al problema della mosca delle olive. Quello che presenteremo oggi riguarda un'analisi dell'annata olivicola appena conclusa, che ovviamente non è stata un'annata tra le migliori, direi tutt'altro, ed eventualmente quali sono le nuove ipotesi di controllo e di strategie nutrizionali per la prossima stagione, tenendo conto che l'elaborazione di queste slide ha previsto una verifica preliminare con quelli che sono un po' gli esperti delle ditte di agrofarmaci. In modo particolare ringrazio Syngenta perché si collegherà con noi tra qualche minuto, perché hanno appena registrato delle trappole per la cattura massale, quindi sono di recentissima introduzione. Non solo la Syngenta, ma anche la Bayer ha appena registrato un nuovo insetticida. Proprio mercoledì c'è stato un convegno nazionale a cui abbiamo partecipato, un convegno Bayer, che diciamo ha messo un po', ha illustrato un po' quelle che sono le armi che propongono anche loro dal loro punto di vista per il controllo delle principali malattie, e insieme poi al collega del professor Canale, che è un ricercatore dell'Università di Pisa che abbiamo in collegamento e che speriamo di riuscire ad intercettare perché è in un momento di trasferimento per viaggio, quindi non è detto che il segnale sia, però nella peggiore delle ipotesi facciamo un collegamento telefonico, il dottor Caruso, che invece segue la parte agronomica dell'olivicoltura sempre nell'Università di Pisa. Vai. Ringrazio per il supporto e per la presenza la Confederazione Italiana Agricoltori d'Imperia, e qui sono rappresentati ovviamente diciamo dalla neo presidente Mariangela Cattaneo e poi a seguire verso l'alto, e visto che ci sono stati dei rinnovi nelle cariche dell'organizzazione. Veniamo a noi. In questo grafico è rappresentato l'andamento dell'infestazione attiva di mosca della stagione appena trascorsa. Questo è il testimone. L'infestazione attiva, lo ricordo, è la somma in percentuale della presenza di uovo, larve di prima e larve di seconda età vive. Risulta evidente dal grafico come avevamo già raggiunto una percentuale dell'8% nella prima decade di luglio, quindi l'inizio era già molto negativo, insieme poi ad un'annata che in quel periodo lì non sembrava ancora, e lo vedremo tra un attimo, così devastante da un punto di vista produttivo, anche se non era un'annata di carica come era stata la stagione 2020. Guardate l'andamento dell'infestazione attiva come è proseguito per tutto il periodo estivo, ma guardate le frecce. Ad un certo punto, dopo la fine di luglio, abbiamo raggiunto delle percentuali superiori al 15%, che hanno
portato a dei picchi fino alla prima decade di agosto. Cioè, siamo dovuti arrivare, cosa molto strana, quindi con un andamento stagionale molto favorevole allo sviluppo della mosca, a superare l'infestazione attiva fino alla fine di agosto. Capite bene che all'interno di un progetto come questo, dove sono state messe a confronto delle strategie di lotta, cioè partivamo già disarmati dal nostro punto di vista, parlo soltanto del contenuto del problema mosca, non parlo di tutto il resto che si è aggiunto. Poi vedete la ripresa e dopo il 20 di settembre in avanti, tanto ormai lì i risultati, i giochi erano già stati fatti. Vai. Qua invece sono rappresentati gli andamenti delle catture. Interverrà poi ovviamente tra qualche secondo il professor Canale, perché questo è un fatto importante all'interno del ciclo biologico della mosca. Noi avevamo una tesi in cui erano state posizionate delle fly pack, cioè delle trappole che attirano sia il maschio che la femmina e che settimanalmente venivano valutate e conteggiate gli adulti. E lì avete le catture totali, guardate che numeri nella striscia verde, ma parliamo di un appezzamento che non prende 100 ettari, ma è emblematico, un appezzamento all'interno della disponibilità che ci ha dato l'azienda Merano, dove a confronto c'erano diverse tesi, una era destinata soltanto all'applicazione delle trappole. E lì vedete gli andamenti totali, la linea verde, le femmine catturate, la linea rossa, e i maschi catturati con la linea blu. Nel grafico sotto invece avete il paragone tra le catture totali e l'andamento dell'infestazione attiva nella tesi dove avevamo previsto l'applicazione di queste trappole. No, non aggiungo nient'altro a quello che hai detto Pasquale. È evidente come, nonostante il dispositivo di cattura comunque abbia intercettato, no, numeri abbastanza importanti di maschi e di femmine, soprattutto nel periodo che va tra la metà di giugno, come potete vedere, e la fine di luglio, si parla di una media di catture su 4 rilievi di oltre 100 catture per trappola per settimana. Chiaramente l'infestazione attiva poi a carico della tesi aumentava comunque, raggiungeva comunque valori vicini alla soglia. È chiaro che sono dispositivi di cattura assolutamente interessanti, ma che chiaramente in una condizione in cui mettiamo a confronto solo il dispositivo di cattura e l'infestazione attiva, il solo dispositivo di cattura chiaramente non ce la fa a contenere l'infestazione, no? Anche se tutto sommato diciamo valori di infestazione intorno al 10, 11, 12% li possiamo considerare, come dire, sopra soglia, assolutamente sì, però accettabili ad inizio stagione. È chiaro che, come correttamente ha scritto Pasquale in fondo alla slide, se avessimo pensato di integrare magari un dispositivo di cattura con un repellente come Taurino o Talco, i risultati potrebbero essere stati molto molto più interessanti. Questo ve lo dico anche alla luce di alcune prove condotte in Toscana, dove si è visto che in effetti l'utilizzo combinato del dispositivo di cattura, quindi flat pack piuttosto che un'altra trappola, insomma questa è quella che noi abbiamo utilizzato, ma è il concetto, no, che conta, e un repellente, c'è un effetto, come dire, che non definirei sinergico, ma si sommano comunque i due effetti, e quindi si può sperare in certe situazioni di avere risultati che sono migliori combinando, ripeto, un repellente ad un dispositivo di cattura rispetto al solo repellente o al solo dispositivo di cattura. Nella stagione precedente noi avevamo avuto nella medesima parcella, quindi dove avevamo applicato soltanto le trappole, degli ottimi risultati in termini di contenimento di mosca, ma le situazioni erano esattamente l'opposto di quelle che abbiamo riscontrato nel 2021.
Quindi quei progetti lì alla fine ti danno anche il segnale per la durata che hanno, perché non parliamo di progetti che durano 20 anni, questo addirittura perché ci dà la disponibilità l'azienda, perché ci mettiamo le nostre disponibilità, sarebbe e dovrebbe terminare a giugno 2022, quando siamo nel pieno della stagione olivicola, e quindi proseguiremo per tutta l'annata per chiudere fino a settembre-ottobre ed avere di nuovo dei dati, perché soltanto in 2 anni ci siamo resi conto degli spostamenti dovuti anche a cause climatiche che fanno riflettere poi su quale strategia di lotta andare ad adottare o comunque che cosa scegliere per fare degli interventi all'interno del proprio oliveto. E solo le trappole nel 2020 hanno dato degli ottimi risultati. Primo dato, solo le trappole nel 2021 non hanno dato degli ottimi risultati se non le abbiniamo ad un altro, ad altri prodotti, quindi non li integriamo con dei repellenti come il caolino oppure il talco o altre sostanze corroboranti, perché altrimenti non ci riusciamo, non ce la facciamo. Aggiungo una cosa, no? Questo aspetto che ha sottolineato Pasquale è importantissimo, ma dobbiamo considerare una cosa che è fondamentale, no? Per giustificare come mai un anno hanno funzionato, no? E l'anno dopo hanno funzionato un po' meno. Ogni annata fa storia a sé, ma quello che incide poi sulla quantità di infestazione che troviamo a carico del prodotto è il numero di drupe, quindi la carica produttiva dell'anno, no? È chiaro che il 2020 era stato un anno di buona carica e anche a parità di infestazione di mosca 2021, il 2020 è un anno in cui si è diluita questa infestazione su un numero maggiore di olive. Nel 2021, la Pasquale probabilmente ne parlerà, era un'annata di carica, diciamo medio in partenza, medio bassa, che poi però, come sapete, è stata la carica sottoposta ad un fenomeno drammatico di cascola, precoce, un po' in tutta Italia, con situazioni nell'azienda di studio anche abbastanza drammatiche, no? In termini di cascola. Cioè c'è stato un periodo in cui le olive le vedevamo di fatto al suolo, no? Quindi questa infestazione di mosca concentrata su una carica ridotta, no? Ha dato luogo ad un'infestazione che è simile a quella chiaramente più alta rispetto a quella del 2020, in virtù di questo sbilanciamento tra diciamo presenza di mosca e disponibilità di olive che era ridotta nel 2021. Quindi è importante sottolineare questo, Pasquale, secondo me, perché le due annate in termini di carica non sono state le stesse. Quindi lo stesso dispositivo apparentemente ha funzionato in maniera diversa in funzione anche appunto della ridotta carica produttiva e quindi di una maggiore incidenza della mosca a carico di quelle olive che erano presenti sulla pianta. Qui avete in questa slide un po' sintetizzato quello che è stato l'andamento climatico, temperature medie di 24-25 gradi per un lungo periodo della stagione estiva hanno determinato ad un certo punto, in concomitanza con un andamento siccitoso, un'iniziale cascola, no? Che tra virgolette poteva anche essere considerata fisiologica, perché ce l'abbiamo tutti gli anni, bene o male, in una fase iniziale di post allegagione. Poi le temperature ovviamente hanno favorito la deposizione e lo sviluppo delle larve e abbiamo avuto quei picchi che avete visto un attimo fa nei grafici precedenti. Per non farci mancare nulla, alla fine di luglio c'è stata anche una forte grandinata che in alcune zone dell'Imperiese, diciamo che ha concluso il ciclo, perché quelle poche olive che c'erano rimaste sono cadute a terra. Dal 15 di agosto in poi c'è stato un innalzamento della temperatura, come dovrebbe essere, che ha bloccato l'attività riproduttiva. Questo innalzamento della temperatura, andando avanti nella stagione, invece, con il perdurare della siccità, ha nuovamente acuito il fenomeno della cascola. A settembre poi c'è stata una ripresa dell'attività della mosca, ma abbiamo fatto dei puri rilievi, cioè controllato le catture perché non c'era più materiale, addirittura non riuscivamo a recuperare nelle diverse tesi le 100 olive per fare i campionamenti e fare il monitoraggio. Siamo arrivati a una situazione che era veramente anomala, no? Per l'annata.
La cascola è stata prontamente, e i campioni, noi abbiamo fatto due prelievi di campioni, i campioni consistevano nel fare analisi non soltanto sulle drupe, ma anche sulla porzione di tessuto che accompagna la drupa, no? Il pegullo c'è, alle volte dà dei segnali di alcune malattie, alle volte no, e abbiamo fatto due campionamenti che sono stati sottoposti a un'indagine all'Università di Pisa, all'interno della patologia vegetale, cioè alla fine speravamo di trovare un qualcosa, perché almeno dici va bene, c'è un fungo, c'è un batterio, c'è un qualcosa che ha un'origine che è stato determinato. Poi da lì arrivare alla lotta magari non è detto che sia facile. Comunque questi risultati, potete vedere le foto che seguono, molto evidenti, guardate la foto di destra che è molto emblematica, lì addirittura eravamo in un momento in cui avevamo ancora fatto dei trattamenti col caolino, quindi speravamo che, però questo è stato risultato, stadi diversi, questa sorta di marciume apicale, se così si può definire, comunque non con una causa identificabile da parte di un agente biotico. Abiotico sì, biotico no. Quindi non so se in questo momento il dottor Caruso può dirci qualcosa in merito a questo aspetto che ha determinato un grosso problema durante la stagione produttiva. Non lo so, Giovanni, ci senti? Ci sei? Ora si vede collegato. Giovanni? Puoi chiamarlo. Giovanni, ci senti? Risulta connesso? Ma siamo andati da fare, No, è importante che, cioè, se no in qualsiasi momento si può collegare, però... Vuoi che lo chiami, però poi lo faccio, lo metto in viva metti voce. Metti viva voce, sì, che va benissimo. Va bene, ci provo un attimo. Un attimo, se lo riusciamo a beccare. Giovanni, ci senti? Ha provato a chiamare. Niente? Saltata la linea. Aspetta. Hai sentito? Ma lui sta parlando, Massimo. Noi non lo sentiamo. Non sentiamo niente, però. Ti metto un attivato il microfono. Hai attivato il microfono, Giovanni? Vuoi controllare un attimo? Chiudi il telefono, sì, proviamo, ok, se no ti richiamo. Ciao. Sì, ha seguito tutto, dice, però non riesce a intervenire. Eccoci, mi sentite? Perfetto, grazie. Ecco, scusate, ma mi sono fermato un attimo in macchina. Sono riuscito, intanto buonasera a tutti, Angelo mi aveva comunicato di questo incontro, mi sarebbe piaciuto anche essere lì in presenza o comunque collegarmi in maniera più stabile, ma sono in viaggio e mi sto spostando in macchina. Io sono riuscito a sentire un po' l'introduzione e poi in realtà un lancio, una domanda a me, però ecco, se mi ripetete la problematica che, se non ho capito bene, non era ben identificata. Ecco. No, Giovanni, ti chiedevamo questo, no? C'è stato questo fenomeno un po' anche in Toscana, mi risulta, nel Pistoiese, nel Monte Albano in particolare, era molto drammatico, di una cascola abbastanza anomala di olive e abbastanza precoce, no? Che non è poi la famosa cascola di giugno, la cascola più spostata in avanti, con queste olive che avevano questi sintomi di necrosi abbastanza diffusa, no? E che io ho fatto anche, come dire, analizzare al nostro laboratorio di patologia vegetale, di fatto non hanno isolato nulla, no? Non c'era quindi, nulla, sì. Sì, chiaramente ho letto qualcosa, ho sentito anche qualcuno in regione, servizio fitosanitario regionale, tutti propendevano per una sorta di, come dire, un fenomeno legato ad una fisiopatia non ben identificata, come spesso si dice in questi casi, no? Dicendo fisiopatia dici tutto e dici nulla. Io non so se tu hai avuto modo di sentire di questo fenomeno, se avete un'idea, insomma, se ti allora io ho sentito
anche qualcosa in Toscana, di mi hanno fatto vedere insomma delle olive di Lecino che si presentavano con questi disseccamenti molto forti. E, anche lì non c'erano segni di patogeni di altro, poi appunto ora tu mi confermi che anche analisi più dettagliate non hanno fatto emergere nulla. Lì appunto si parla di una fisiopatia, è molto probabile che è legata anche alla concomitanza con lo stress idrico e quindi che si sia manifestata o sia risultata accentuata in condizioni sfavorevoli. E, da un punto di vista della causa è molto probabile che sia legata a qualcosa legato ai tessuti xilematici, quindi ai vasi che poi vanno a rifornire dal punto di vista idrico le olive. Noi abbiamo osservato, ci hanno comunicato questo, però poi non abbiamo fatto indagini specifiche in merito. Lì sarebbe da individuare le piante che manifestano questi sintomi e fare qualche misura fisiologica più dettagliata, magari a confronto con piante nelle vicinanze che non la manifestano, per eventualmente vedere se c'è ad esempio un effetto dello stress idrico più pronunciato e perché. Come dicevi tu, Angelo, le fisiopatie rispetto alle patologie sono più complicate perché vanno a interessare un po' tutti i meccanismi della pianta, quindi sono manifestazioni molto spesso simili a fenomeni naturali come può essere quello dello stress idrico e a volte assomigliano a quelle dei patogeni. Io quindi per il momento non ho grosse notizie in più, me l'hanno segnalate, c'era appunto l'idea di fare un monitoraggio un po' più dettagliato, quantomeno per capire quali erano i fenomeni, se era solo un discorso idrico del frutto oppure se andava a influenzare anche l'attività fotosintetica della foglia e quindi capire se appunto è legata anche non solo all'acqua ma anche a uno sbilanciamento di assorbimento di nutrienti e di attività fotosintetica. Quindi è stata segnalata il Lecino zona Maremma, per essere più preciso. Sì. Ma io ho visto anche nel Montalbano situazioni esatto. abbastanza. E anche su Montalbano, bravo. Lì. C'è un altro progetto dove sto lavorando e ho visto alcune piante di questo tipo. Non abbiamo fatto indagini più specifiche, ecco, questo no. Però se appunto mi confermate che è diffusa anche in altre zone, in realtà mi avevano fatto vedere queste olive anche l'annata precedente. Quindi se si rimanifesta anche negli anni successivi, è da tenere d'occhio perché non è più occasionale. Si è cambiato qualcosa. Esatto. Ma quando parli di misure, Giovanni, che misure intendi? Strumentali legate alla valutazione dello stress idrico della pianta? Sì, intanto valutare lo stato idrico, quindi potenziale idrico fogliare, quella che è la pressione, oppure anche con strumenti diciamo più di tipo scientifico che utilizziamo noi, quindi analizzatori a gas infrarossi per la fotosintesi o altro. Sì. E poi vedere appunto anche misure semplici, cioè vedere se va a influenzare l'accrescimento normale del germoglio e quindi se ci sono anche degli effetti sullo sviluppo vegetativo, sulle proporzioni foglie, radici e così via. Insomma, anche delle misure allelometriche molto semplici da prendere che però danno un'idea se la pianta sta funzionando normalmente, tra virgolette, oppure no. Okay. Però ecco, quelle indagini sì, e poi ci sono cose anche più specifiche proprio per misurare i flussi di linfa che vanno e salgono sul fusto, però diciamo sono cose un po' più sofisticate e fattibili. Sì. Però ecco, sì, andando per step io andrei a vedere intanto le differenze di questo tipo con altre piante e poi andrei a fare indagini più specifiche. Sono misure di campo, Giovanni, che fate con strumentazione portatile, non se non ricordo male. Quindi applicative, sì, esatto. La camera a pressione è uno strumento utilizzato molto in viticoltura, anche in olivicoltura, adesso un po' si sta diffondendo, ma sappiamo che nell'olivo è tutto un po' più difficile da trasferire, essendo una coltura con redditi diversi. Però l'approccio è uguale, quindi per il monitoraggio dello stato idrico, è quello anche da agronomi è utilizzato. Oppure ecco, strumentazioni sempre di campo, quindi con la conduttanza stomatica o altre misure più con apparecchiature più scientifiche. Ecco. Ok, va bene, grazie Giovanni per ora. Di nulla, io spero. E rimani intanto connesso, magari ti interpelliamo se serve. Esatto, io semmai io rimango connesso, poi se vi perdo, casomai mi provo a richiamarmi, vedo un attimo, perché tanto sono in una zona della Sardegna che poco coperta, quindi poi alla prima occasione facciamo un salto su insieme perché mi piacerebbe farti conoscere il contesto, le persone del posto, insomma è un contesto molto libero, eccezionale da tanti punti di vista, mi piacerebbe insomma inserirti in questo ambito perché servono
figure specializzate che lavorano appunto in maniera dedicata sull'olivo, su stress idrici, stress nutrizionali, e quindi, come dire, è un piacere, te lo dico subito, io mi considero un ligure ormai d'adozione, no? Parlo a nome di loro, di tutti, sarebbe un piacere averti in zona per farti conoscere un po' la realtà, ok? Molto volentieri, sarei venuto anche molto volentieri oggi, ma ecco, a breve sicuramente facciamo una trasferta insieme. Ok, grazie. Bene, grazie, grazie a voi. A dopo. Bene, dopo quello che abbiamo sentito penso che la sintesi più estrema possa essere quella che ci siano stati problemi in generale durante l'impollinazione, perché anche durante quella fase c'erano quelle giornate con un'alta umidità relativa e durante la legagione, come già appena confermato, per un problema di stress idrico non da poco. Sicuramente questo collegamento, lo dico per chi poi deve occuparsi di scelte più diciamo diverse rispetto a quello di cui mi occupo io quotidianamente, l'olivicoltura adesso sta diventando un settore dove bisogna applicarsi. Sì. Cioè adesso capite che questo si occupa soltanto di un pezzo, cioè lui fa la parte agronomica della coltura. E le indagini di questo tipo, che sono fattibili in campo, perché sì, ci sono degli strumenti che non sono della NASA, sicuramente meritano un approfondimento. E certo. Quindi se si pensa, si vuole ragionare su un probabile, una possibile tematica da sviluppare in un progetto successivo, penso che in questo momento ci siano le condizioni per pensare anche ad un approccio che è più fisiologico, no? Perché in questo caso stiamo andando più verso la fisiologia della pianta che non verso lo studio delle malattie, e sia molto importante, perché le ripercussioni ce le abbiamo già adesso, l'avete visto, cioè tutti i giorni guardo gli olivi se vegetano e la ripresa vegetativa, c'è un'iniziale ripresa vegetativa, ma l'inizio significa che siamo ancora a una dimensione del germoglio di questo tipo, ma parlo di oliveti non abbandonati, parlo di oliveti che sono comunque un po' irrigati, perché sono magari legati a delle situazioni diverse, no? da un oliveto di 10.000 metri, ma comunque la pianta stenta, come in generale tutte le piante, a ripartire. Andiamo avanti. Dovrebbe essere io, so come no. Andare avanti lui, questi qui. E allora con le frecce, però guarda un po', allora principali avversità dell'olivo, io qui ve le ho riassunte, perché fino a qualche tempo fa la diciamo che il parassita principale su cui volgevano tutti l'attenzione era la mosca, guardate l'elenco, cioè nell'ambito degli insetti qui adesso cominciano ad esserci problemi seri di macaronia, problemi molto seri di sugiscorza, che è quello che provoca un dissoccamento dei rami giovani. Cioè se voi andate in giro per gli oliveti o se vi avvicinate ad una pianta e la guardate, di dissecamenti comincia a esserci una quantità enorme, e sono provocati anche qui da un insetto. Poi abbiamo, il problema dei cotonelli, delle cocciniglie, non lo considererei tanto un problema grave e importante, ma non ultimo c'è anche un danno che molto spesso colpisce il frutto nella fase pre-raccolta, determinato dalla cimice asiatica. E poi ovviamente gli alimenti stagionali da questa parte giocano un ruolo incredibile, perché se siamo in una situazione di annate piovose, di alta umidità relativa, di temperature medio-alte con bagnatura fogliare, ci spostiamo verso l'occhio di pavone e la etra. Se l'andamento è all'opposto, questi funghi cessano di esistere perché non hanno le condizioni migliori, lo vedremo tra poco. La rogna è una batteriosi che è legata alla taggiasca dal punto di vista della suscettibilità della cultiva e poi alle operazioni colturali, perché è un batterio da ferita, quindi qualsiasi tipo di ferita si possa innescare nell'oliveto, le potature, la grandine, la stessa bacchiatura,
questo batterio viene poi trasferito attraverso ovviamente vento, pioggia e quant'altro sui rami giovani. Vai. Quello che passa al convento è questo. Ci sono in totale di principi attivi tra insetticidi e fungicidi e corroboranti, se li mettiamo tutti insieme arriviamo a circa 15, ma il 15 è la somma non dei, dei nomi commerciali, perché magari i nomi commerciali ce ne sono di più. Io mi riferisco ai singoli principi attivi che lì vi ho elencato e ho messo tutti insieme fungicidi, insetticidi, batteriostatici e bacillus e bacillus, roba diciamo microbiologica, e la parte addirittura di recente inserimento che conoscete tutti, che sono sostanze repellenti, sono dei silicati uno per l'altro che possono essere caulino, talco o diatome. Questo è lo scenario all'interno del quale ci muoviamo. Vai. Questo è il progetto in estrema sintesi che vi ho rappresentato in quella tabella, dove noi che cosa abbiamo fatto? Abbiamo cercato di costruire un protocollo di difesa integrato che mettesse un po' insieme tutto quello che passa il convento, tenendo conto anche di variazioni che ci sono di anno in anno, perché alcuni prodotti vengono revocati, non è stato revocato soltanto il dimetoato, perché adesso l'ultimo che è stato revocato è stato il Fosmet, che ha il suo ultimo anno di utilizzo, perché l'acquisto è possibile fino a maggio 2022, l'utilizzo fino al mese di novembre 2022, dopodiché c'è lo smaltimento, cioè il principio attivo ha cessato di esistere. È una molecola che non sarà mai difesa a livello comunitario, perché parliamo di un fosfo organico che Dio ci scampi e liberi ancora da autorizzare molecole di quel tipo lì. Ci potrà essere, come c'è stato col dimetoato, ancora un anno di cosiddetto uso di emergenza, sono quegli anni interlocutori che comunque lo fanno, si fanno questi posticipi perché per una serie di motivi, ma potrebbe, io dico potrebbe, perché al momento, in questo momento qui, adesso vi devo dire che è stato revocato, quindi non l'abbiamo più da conteggiare per la prossima stagione. E ovviamente mettere insieme una strategia in una zona difficile come questa, che preveda anche, cioè che tenga conto della problematica dei residui, visto che lavoriamo anche con olive che utilizziamo per la mensa, non è stata cosa facile, e quindi ci ha permesso però in questi anni, no, tassello per via via, tassello, di aggiungere delle informazioni. Il caulino, per farvi un esempio, è uno tra i silicati in predicato in questo momento, cioè non è che è un prodotto che possiamo metterlo nella minestra e andiamo tranquilli, perché c'è uno Stato europeo che comincia a dire che anche il caulino bisogna limitarne l'uso, perché nonostante le olive vengano lavate c'è il rischio che le acque, il sottoprodotto delle acque di lavaggio delle olive contenenti questo silicato possano dare dei problemi di accumulo. Per dirvi, il caulino è uno degli ultimi che sono stati inseriti. Ovviamente qui abbiamo previsto, questo è il secondo aspetto importante, l'alternanza o la messa in strategia di prodotti che hanno un'azione preventiva adulticida rispetto a dei prodotti che hanno un'azione larvicida o curativa. Vai. Le nostre armi a disposizione sono 4 prodotti adulticidi preventivi e 3 prodotti larvicidi curativi. Questo è lo stato dell'arte. Bisogna trovare la combinazione giusta che ci permetta di sfruttarli secondo quelle che sono le loro caratteristiche, la loro etichetta, e poi calarle nella nostra realtà, perché noi abbiamo delle situazioni aziendali disomogenee, abbiamo un andamento stagionale che è sempre molto molto particolare in funzione dell'epoca di raccolta, in funzione di quello che l'azienda è disposta a metterci in termini economici. Ve lo farò vedere nell'ultima diapositiva tra un po', se facciamo un'analisi dei costi da quando parlavamo di dimetoato e arriviamo ad oggi con l'ultima molecola registrata, e gli incrementi percentuali sono un qualcosa che non sta nella tabella. Qua
vi facciamo vedere, vi mostriamo in questa slide com'è l'andamento della popolazione della mosca delle olive da un punto di vista annuale. È cambiato il modo di ragionare di come fare una lotta alla mosca, ma è cambiato repentinamente, perché venendo meno un larvicida come il dimetuato, noi di quella parte lì del ciclo dove c'è la tabella rossa, adesso il professor Canale entrerà più nel merito di me, non ce n'è mai potuto interessare. Perché noi di quante mosche svernano o di quante mosche ci sono nell'oliveto nel mese di aprile o di maggio, non c'è mai passato per l'anticamera del cervello. Perché noi arrivati ad un certo punto facevamo un monitoraggio delle drupe, chi faceva il monitoraggio, altrimenti si basava su quello che faceva il vicino e partiva con l'atomizzatore e dava il dimetuato e aveva risolto il problema. Ovviamente eravamo più spostati verso la parte destra. Adesso noi dobbiamo cercare di combattere la mosca che darà origine, cioè quella che sverna, che darà origine in primavera alle generazioni successive. E quindi dobbiamo prepararci in anticipo rispetto a quello che abbiamo sempre fatto, in virtù proprio del fatto che ci stiamo spostando più verso gli adulti che non verso le larve. Cioè in pratica vogliamo togliere, cercare di togliere il maggior numero possibile di adulti. Aggiungo qualcosa, Pasquale. Allora, questa dinamica di volo che vedete rappresentata dalla curva continua è nota da sempre, no? Quindi non è chiaramente una novità di questi ultimi anni. Si sa che la mosca delle olive sverna in parte come pupa nel terreno e, dove il clima lo consente, anche come adulto direttamente stadio vitale. La quota di popolazione che sverna come pupa nel terreno sfarfalla come adulto in un periodo che indicativamente, in un contesto mediterraneo, va da marzo ad aprile, in funzione della temperatura, perché la pupa che è nel suolo, per poter diventare adulto, deve accumulare un certo numero di gradi giorno, cioè di temperature idonee per la crescita della pupa stessa. Non ci rendiamo conto di questa popolazione primaverile perché in primavera non ci poniamo il problema del monitoraggio, perché chiaramente la pianta è in fase di inizio ripresa vegetativa, il prodotto non c'è da difendere, quindi spesso ignoriamo l'importanza di questa fase, no? Ma se, come è successo nel progetto Stradiolme, no, noi lasciassimo i dispositivi di cattura nel periodo invernale, e Davide vedo che annuisce, no? E risulterebbe eclatante, no, la quantità di adulti che catturiamo a marzo, aprile, maschi e femmine. Abbiamo iniziato, ma io mi ricordo piccoli numeri, ma mi ricordo i dati dell'anno scorso, insomma, si parlava anche di un centinaio di catture, no, in alcune situazioni, per un periodo anche molto lungo, che andava tra marzo, aprile e addirittura maggio, no? Ora, queste sono chiaramente, verosimilmente, mosche sfarfallate dalla generazione che sta appunto svolgendo lo svernamento al suolo come pupa, a cui si sommano anche adulti che stanno svernando come adulti. Ora, ha un senso lasciarli nell'oliveto? Direi di no, se c'è un sistema che ci permette di intercettarli, no? Perché chiaramente più adulti leviamo questa fase, questa è la mia idea, poi chiaramente si può non essere d'accordo, con un sistema a basso impatto, quindi con un dispositivo di cattura, non sto parlando di trattamenti nell'oliveto a marzo nei confronti degli adulti, che avrebbero poco senso, ma intercettare gli adulti in un dispositivo di cattura può essere una strategia interessante. Quindi lasciare questi dispositivi anche quando apparentemente non servono, cioè gennaio, febbraio, marzo, aprile e maggio, potrebbe essere una strategia utile, perché riduciamo la quantità di adulti che poi andranno a deporre a luglio sulle prime olive recettive. Quindi l'ipotesi è questa e le basi, come dire, razionali ci sono. Perché non, come diceva Pasquale, cominciare alla luce del fatto che i larvicidi sono sempre meno, in alcuni casi anche sempre meno efficaci, perché non cominciare a, come dire, concentrare l'attenzione sulla lotta agli adulti, cosa che prima chiaramente era meno degna di nota, perché avevamo appunto dei larvicidi molto efficaci che ci permettevano la cura piuttosto che la prevenzione, no? L'idea ormai che si sta diffondendo nella comunità scientifica e quindi in ambito fitoiatrico per quello che riguarda la mosca è di utilizzare sempre di più al meglio i metodi preventivi a questo punto, no? Perché chiaramente se non ho un'arma devo utilizzarne un'altra,
e quindi vedrete che la difesa prenderà sempre più questa piega. Io vi posso riportare quella che è l'esperienza toscana, perché sono un componente del tavolo tecnico in regione per quello che riguarda gli aspetti legati alla difesa in olivicoltura. È già da un paio d'anni che, d'accordo, tutti i rappresentanti del mondo scientifico che fanno parte delle tre istituzioni toscane dove appunto ci si occupa di fitoiatria, che sono la Scuola Sant'Anna, l'Università di Pisa e l'Università di Firenze, abbiamo prodotto un documento dove appunto cerchiamo di preparare già mentalmente le persone a questo tipo di lotta preventiva, insomma, che se ben applicata ha una buona efficacia. Chiaramente c'è ancora una problematica legata al costo che non la rende confrontabile col metodo curativo. Quindi, insomma, bisogna essere bravi a usare questi strumenti. Chiudo la parentesi, vai avanti pure se vuoi, Massimo. Bene, con l'occasione, visto che parliamo di trappole, chiedo al tecnico della Syngenta, Diego Scavino, di rappresentarci quello che è l'ultimo dei prodotti registrati per il controllo della mosca, quindi la trappola che Syngenta ha brevettato, di illustrarcela brevemente in modo da completare la parte riguardante l'utilizzo delle trappole. Allora, noi le abbiamo messe così in anticipo, perché le abbiamo messe 2 settimane fa, per una questione, per avere un'indicazione, per poter dire tra un mese e mezzo agli olivicoltori posizionate le trappole, perché altrimenti sarebbe improponibile cominciare, cioè mi immagino l'oliveto gli oliveti di Merano, cioè se deve partire a marzo a posizionare le trappole, insomma, se noi riusciamo a dare un'indicazione in base all'andamento delle catture, viene più facile a voi che le dovete posizionare recuperare, perché recuperiamo dei giorni disponibili per l'anno successivo, perché se indicativamente arriveremo verso maggio, no, come è probabile che sia, alla fine di maggio, primi di giugno, riusciamo già a portarci un po' avanti, a fare un po' di pulizia all'interno dell'oliveto. Florcop aveva in mente quest'anno, se visto che più si accorpano superfici per la distribuzione delle trappole, meglio è, perché qui il vicino svolge un ruolo fondamentale, trovare poi diciamo una sorta di cioè venire incontro e creare un'area molto grande che potesse diventare a livello provinciale un'area dimostrativa dell'utilizzo di trappole o comunque di un qualcosa da abbinare insieme alle trappole se ce ne fosse la necessità, e quindi poi poter dimostrare anche da un punto di vista pratico come sta andando l'ipotesi di lotta che abbiamo predisposto. Lascerei la parola a Diego Scavino per l'approfondimento riguardante le carate trappole. Buonasera a tutti, grazie per questa opportunità, perché per noi Karate Trap è un prodotto veramente nuovo, perché è stato registrato soltanto i primi giorni di aprile, l'11 febbraio, veramente sono pochi giorni che è registrato. È una tecnologia che è già presente in alcuni stati europei, da quest'anno è anche disponibile per noi in Italia per il controllo della Brachytrochera. Karate Trap che cos'è? È una trappola, si presenta con uno strumento di cattura massale che viene definito, noi lo definiamo come attract kill. È una trappola che contiene all'interno un attrattivo alimentare, che è proprio un po' la differenza che fa rispetto ad altri prodotti, proprio le caratteristiche, poi le vedremo dopo, di questo attrattivo. È composto. Abbiamo cercato anche di ottimizzare la trappola in modo di averla facile da gestire da parte dell'olivicoltore. È composto da un gancio molto semplice che si può appendere alla vegetazione, un coperchio. Al suo interno del coperchio viene contenuta la sostanza attiva lambda cialutrina, che per la prima volta viene portata nel mondo dell'olivicoltura. Prodotto lambda cialutrina con un'azione contatticida come principio attivo, quindi
come un potere abbattente di contatto. All'interno è composto poi il cono, all'interno del cono è presente questo attrattivo alimentare, che è un attrattivo alimentare che ha caratteristiche molto particolari, che è quello che è un attrattivo secco a base di fosfonato di ammonio, cosiddetto DAP. E se vuoi può andare avanti con la diapositiva. La particolarità proprio di questo attrattivo e la sua caratteristica è quella che noi abbiamo definito che è in grado di ricaricarsi. Cosa vuol dire? Noi abbiamo visto che durante la stagione in cui le trappole sono in campo ci sono condizioni climatiche molto particolari. Per essere il prodotto sempre costante e riuscire ad attrarre il più possibile gli insetti deve avere una uniformità di erogazione. E questa capacità che ha questo attrattivo, quella di ricaricarsi, dipende da che durante le fasi di umidità relativa alta assorba umidità per poi rilasciarla nelle condizioni invece di bassa umidità. Quindi caratteristica molto particolare che riesce a garantirci una copertura ottimale durante tutte le fasi del giorno con un periodo molto lungo. L'umidità rilascia questo attrattivo che è il DAP e quindi fa sì che i vapori vengano ben distribuiti all'interno, al di fuori della trappola, e ne facilita così la cattura degli insetti. Abbiamo visto che l'emissione dell'attrattivo è maggiore comunque durante le condizioni che poi sono quelle più ottimali per la mosca dell'olivo, quindi noi siamo andati a ottimizzare la diffusione del vapore durante proprio le condizioni in cui la mosca dell'olivo è più persistente e dove fa più danno all'interno del nostro appezzamento. Altra caratteristica sono poi le raccomandazioni di utilizzo. Ho sentito quello che si è parlato fino adesso. Il posizionamento delle trappole è fondamentale, sia in termini di tempistica, noi consigliamo 60 giorni sull'olivo prima della maturazione dei frutti, ma si è visto che un posizionamento anche più anticipato rispetto a questa data ci permette veramente di avere un'efficacia maggiore. L'altezza e l'esposizione vanno messe lato sud-est per avere la massima efficacia. E poi ci sono alcuni consigli, tra cui quella di rimuoverla in caso della raccolta meccanica o di andare a predisporre sui rami orizzontali per avere minore oscillazione, che soprattutto in presenza di forte vento potrebbero causare delle problematiche nella cattura. Altra caratteristica importantissima è quella di quante bisogna metterne all'ettaro. Noi abbiamo la possibilità di poter giocare su un numero importante di trappole che va dalle 10 fino alle 80 unità per ettaro, e questo viene determinato un po' sulla quantità di mosca presente nell'appezzamento, un po' in base al monitoraggio, ma anche soprattutto anche un po' alla conoscenza del territorio, alla valutazione del proprio campo. Questo è importante anche perché Karate Trap è una tecnologia a supporto in più delle aziende, e io lo definisco un contributo alla difesa. Nel caso di forte pressione di mosca occorre o intervenire con dei prodotti specifici, insetticidi che ne avete parlato prima, o con dei collaboranti, quindi avere comunque le trappole possono dare un forte contributo, ma in presenza veramente di infestazioni importanti bisogna anche ottimizzarle con dei trattamenti insetticidi o con dei collaboranti per limitarla. Il discorso su Karate Trap, noi quest'anno abbiamo già iniziato la distribuzione. La cosa interessante è che oltre alle trappole arriveremo quest'autunno, non sarà per questa stagione ma sarà per la prossima stagione, con una nuova sostanza attiva, specifico in questo caso qua sempre Bactrocera insetticida, e porteremo una nuova sostanza attiva anche sull'olivo, quindi come società continuiamo a lavorare per portare delle soluzioni in più nell'ambito della difesa sull'olivo. Ho finito, se avete poi delle domande, se volete scrivere in chat, sono a disposizione. Grazie mille.
sono ammessi in etichetta soltanto un'applicazione all'anno. Il dosaggio è di 0,75 litri ettaro, che significa 75 ml a ettolitro. Dalle evidenze sperimentali che abbiamo avuto proprio di recente, la persistenza di questo prodotto si aggira intorno alle 3-4 settimane, un profilo residuale molto basso. Il loro posizionamento è di fare quell'unica applicazione ammessa dall'etichetta intorno al mese di luglio, quando l'infestazione attiva supera la soglia del 2-3%, perché il prodotto ha un'ottima capacità di agire sulle uova, sulle larve di prima e sulle larve di seconda età attive. Ovviamente per applicare questi prodotti è obbligatorio fare monitoraggio, perché altrimenti, se non si fa, ormai l'abbiamo già ripetuto penso in tutte le sedi, se non si fa un monitoraggio delle truppe come Dio comanda, sicuramente si parte già male nell'utilizzo di qualsiasi molecola uno voglia applicare, se parliamo di larvicidi. Avanti. Posso, Pasquale, dire una cosa? No, allora, questa è una scheda probabilmente di prodotto, no? Quindi sì, l'hai presa direttamente dalla ditta. Io ho qualche dubbio, sono un po' scettico su questa soglia così bassa, no? Sì, certo. Potrebbe andare bene per olive da mensa forse, ma non mi sentirei di dire interveniamo al 2% su olive da olio. Insomma, una soglia del 2% ce l'abbiamo sempre, vuol dire intervenire sempre, quindi no, con un 2%. Quindi mi sentirei di dire, se me lo consentite, insomma, in base alla mia esperienza, su olive da olio, soprattutto se il trattamento deve essere un trattamento precoce, come abbiamo detto, no? Quindi a inizio stagione possiamo aspettare anche che l'infestazione vada un pochino più su, insomma, no? Prima di fare un trattamento. Io me lo giocherei su un'infestazione un po' più alta, soprattutto alla luce del fatto che ha questa buona capacità di penetrazione, come dicono, e quindi la possibilità di andare a curare abbastanza bene, un sistemico, insomma, va a curare abbastanza bene anche un'infestazione più alta. Ecco. Quindi direi, aggiungo 2-3% di infestazione attiva su olive da mensa, alziamo un pochino la soglia su olive da olio. Su olive da olio, insomma, mi sentirei di dire questo. Ecco. Perfetto. Qui avete rapidità un po' di caratteristiche che sono comunque quelle che vi ho riassunto un attimo fa rispetto agli insetti impollinatori, selettività verso i principali insetti utili. Vai. Allora, prima di introdurre invece il prodotto che merita un occhio di riguardo per quanto riguarda il contenimento di batteri e funghi, vi richiamo velocemente quelle che sono queste due importanti patologie. L'aronia è una batteriosi che colpisce rametti giovani e rametti meno giovani, quindi di una dimensione tale da addirittura arrivare a colpire una branca, un fusto. Quello che produce il batterio, come questo, tutte le tipologie di batteriosi, è una sorta di tumore, quindi un'abnorme formazione di cellule all'interno del quale si conserva il batterio in attesa poi che ci siano le condizioni per propagare l'infezione. Le vie di penetrazione dell'aronia sono le ferite, che possono essere provocate dalla grandine, dal vento, dalle basse temperature, dalle operazioni culturali, dalla raccolta, dalle stesse punture provocate dalla mosca. La diffusione all'interno della pianta avviene attraverso la linfa, e questo è uno dei grossi problemi, perché si diffonde all'interno della stessa pianta in maniera incredibile, perché col flusso linfatico è molto facile infettare rami grossi e rami piccoli, purché ci siano delle possibilità di penetrare attraverso ferite, e nell'ambiente invece i propaguli del batterio si diffondono attraverso la pioggia. Vai. Le condizioni favorevoli sono temperature miti, ma soprattutto l'umidità relativa elevata. I danni, secondo le situazioni in cui ci troviamo, possono essere importanti, tenendo conto anche che alcune varietà sono meno suscettibili e altre più suscettibili, come la taggiasca,
e in caso di forti attacchi di rogna i rami perdono vigore, le foglie cadono e la pianta deperisce. Lotta, secondo le conoscenze che abbiamo sempre avuto fino a qualche mese fa, la lotta contro la rogna si faceva soltanto con un fungicida, quindi capite bene che parliamo di un batterio e combattiamo con un fungicida, e per essere più precisi con il rame, che è un batterio statico, cioè che blocca l'infezione della rogna ma non la cura. Nel corso degli ultimi 15-20 anni sono state messe a punto delle formulazioni di rame cosiddetto sistemico, e lì ve ne ho indicato uno che è stato, è quello che ha aperto 15 anni fa almeno è una, la strada ad una categoria di prodotti rameici tra virgolette a basso impatto, perché non parliamo più di rame anticrittogamico ma parliamo di un rame nutrizionale che ha quindi ha meno tossicità tra virgolette sotto tutti gli aspetti, perché ovviamente non ha, non subisce l'iter registrativo che deve subire una molecola, e ha la possibilità di apportarlo come nutrimento, e che in quel caso lì diventa un elemento tossico per il batterio che dobbiamo andare a curare. L'occhio di pavone è, penso che sia uno tra i patogeni fungini più diffusi nella nostra provincia. Guarda un po' se compaiono le immagini. Come mai? Solo quella donna. Va bene. Questo è un fungo che è attivo 12 mesi all'anno. I danni li vedete sulla pagina superiore delle foglie, sono questi anelli concentrici. Quello che più conta non è il danno in sé sulla foglia, perché noi dell'olivo non utilizziamo le foglie, ma i danni indiretti. Perché ad un certo punto le piante si spogliano, la cosiddetta filoptosi, oppure i rami cominciano a disseccare perché si formano delle maculature sui rametti piccoli, danni sulle con bacche infossate sui frutti per fortuna sono abbastanza rari, ma l'attacco sui peduncoli è la norma in quelle stagioni in cui piove tanto. Cioè il fungo è in grado di colpire quella porzione di tessuto che collega lo stesso al rametto, e questo poi è quello che provoca il distacco della drupa e che contribuisce a far emergere una di quelle cascole che, no, che a cui diamo cascola per definizione significa caduta, ma alle volte diamo la colpa ad altre situazioni che invece sono strettamente legate, parlo di annate piovose e umide, ad un attacco di occhio di pavone a carico dei peduncoli. Questo innesca un meccanismo di defoliazione che, se è, diciamo, contenuto, va ancora bene, ma se è una pianta sempre verde, gli togliete le foglie, capite bene che i riflessi sulla produzione, sull'attività fisiologica successiva cominciano a diventare importanti, cioè comincia ad esserci una ripercussione sull'induzione a fiore, quindi sulla tenuta delle infiorescenze, sullo sviluppo della drupa, eccetera. Qua da noi la diffusione è legata molto al tipo di conduzione dell'oliveto. Quindi se non c'è una buona reazione della chioma, questo è un fungo che si trova molto bene dove non c'è aria, dove c'è un ammasso di vegetazione, dove c'è ombra, dove ci sono rugiade, bagnature frequenti, dove ci sono eccessi nella concimazione azotata. È comunque una patologia che in questi ultimi anni ha comunque dato il da farsi per poterla contenere, perché quando poi si innesca il meccanismo della defoliazione risulta poi difficile riprendere diciamo la ripresa vegetativa e di nuovo cercare di riempire la chioma con delle foglie vitali e capaci di funzionare. Vai. Questo è, penso, la ciliegina sulla torta, perché sono stati segnalati parecchi mesi fa, cioè parlo della stagione fine 2021, funghi agenti di malattie vascolari
queste sono foto, penso che parlino da sole. Qui abbiamo, lo vedete nella foto di sinistra, un disseccamento rameale che può essere dovuto a 350.000 cause, perché se uno vede una foto del genere e si ferma lì, potrebbero essere non so quanti patogeni, parassiti, fisiopatie e quant'altro. Quando si va, come si deve fare, analizzare, si vanno ad analizzare i tessuti, si vede molto bene che cosa determina questo fungo. E lì ci avete il percorso che abbiamo fatto all'interno di un materiale che poi è stato valutato dall'Università di Pisa, che ci ha dato il responso, nonostante l'avessimo comunque individuato da subito, perché qui sono attaccati i vasi xilematici, sono quelli che all'interno della pianta trasportano l'acqua e gli elementi nutritivi dalle radici alle foglie. Cioè siamo nel cuore vitale. Questo non è un fungo aereo, questo è un fungo che parte dalla radice, perché le tracheomicosi si sviluppano a livello dell'apparato radicale, e maledettamente questo tipo di funghi produce delle sostanze tossiche, cioè ha proprio due tipi di danno: un danno diretto, perché ovviamente occlude i vasi, e un danno indiretto di lontananza, perché la produzione di queste sostanze tossiche va ad occludere molto lontano dall'apparato radicale quelli che sono i vasi che portano l'acqua alle foglie. E quindi capite bene che lì, se si interrompe quel meccanismo lì, torniamo ai sintomi che avete ben rappresentati nella parte sinistra di questa diapositiva. Che dire sul verticillium? Noi e Floricoli lo sappiamo bene che cosa significa tracheomicosi, perché l'abbiamo visto nel corso degli anni. Non si chiama verticillium, si chiama fusarium, e in tutte le colture floricole con le quali abbiamo avuto a che fare, non ultimo ranuncolo, che è stato, diciamo, l'ultima, no? Delle specie introdotte, prende una forma di fusarium, che si sa di chi può, cioè i metodi di lotta contro queste malattie sono ancora di là da venire. Cioè c'erano dei fungicidi ammessi in floricoltura, ovviamente non in olivicoltura, che contenevano, adesso non abbiamo più neanche quelli. E ci stiamo e girando un po' su quella che è la lotta microbiologica. Ma vi voglio dire una cosa: l'insalatina, pianta molto semplice, c'è una radice, quattro foglie, abbiamo poca distanza, può essere che un buon formulato microbiologico possa dare dei risultati, ma che adesso qui vi possa dire stasera che abbiamo trovato il prodotto che sia in grado di contenere il verticillium su una sequoia, come può essere considerato l'olivo, ahimè, ho ancora qualche dubbio. E con il professor Canale abbiamo ancora verificato se ci sono degli studi in corso, e come mi diceva qualche minuto fa, gli studi che sono in atto e sulle verticilliosi dell'olivo sono studi ancora molto legati a uno stadio di ricerca. Sì. Poi approfondisci. Quindi siamo ancora molto indietro nel dire che si propongono o comunque sono state testate dei principi attivi, dei nuovi formulati per il contenimento. E questo penso che in olivicoltura, se la cosa, adesso la diffusione, per fortuna io ho visto pochi casi, per fortuna, fra l'altro localizzati in una zona dell'imperiese ben precisa. Poi non ho più avuto alcuna segnalazione, non sono malattie da tenere sotto gamba, perché comunque si è partiti così anche nelle specie da fiore. Sono argomenti che necessitano anche questi di essere approfonditi. Vai, Angelo. No, posso aggiungere poco. Vi posso dire questo, che quando è arrivato il campione io l'ho portato ad una collega patologa vegetale, e quando l'ha visto così a colpo d'occhio, chiaramente aveva la diagnosi, era in dubbio su due, come dire, ipotesi di indagine. Oxylella, e mi sono subito cascate le braccia,
oppure poteva essere verticillium, no? Quando mi ha chiamato una settimana dopo mi dice: Xylella non è, dico vai è fatta, dice sto ma stai tranquillo perché non è Xylella ma è comunque verticillium. Dico che vuol dire? Dice che abbiamo scappata bella perché non è Xylella, quindi possiamo dire che in quella zona sicuramente Xylella non c'è, ma che verticillium insomma come diceva Pasquale non è poi un problema da poco, anche se chiaramente localizzato. Perché non è un problema da poco? Perché ad oggi non abbiamo la possibilità di fare una terapia efficace nei confronti di verticillium per i motivi che diceva in maniera molto chiara Pasquale. Insomma, un conto è trattare una nanopianta, no? Un conto è andare a trattare una pianta con questo sviluppo sia radicale che poi di fusto e chioma come l'olivo. Quindi insomma mi risulta da quello che mi dice Pasquale che in realtà si tratta di poche piante e neanche in una zona molto diffusa. Ora io non so dove fate il campione, però i disseccamenti non sono sempre dovuti a verticillium in effetti, no? Perché quel tipo di sintomatologia può essere anche più specifica e non necessariamente legata al verticillium, cioè la diagnosi del verticillium si fa in laboratorio poi alla fine, no? Quindi il sospetto era giusto ed è stato purtroppo confermato dal laboratorio, ok? Il prodotto che è stato registrato per il contenimento di quei due e patogeni che vi ho indicato un attimo fa, parlo della rogna, dell'occhio di pavone e della lebbra, di cui abbiamo avuto qualche problemi qualche anno fa, ma è stato un episodio raro, è questo Serenade. Questo è un prodotto microbiologico perché è a base di Bacillus subtilis, ceppo quel QST 713-14-1, che quindi è un ceppo di batterio ben definito. Questo è un prodotto registrato, quindi ha superato quelle che sono tutte le caratteristiche ecotossicologiche e soprattutto ha superato quelle che sono tutte le caratteristiche legate alle prove sperimentali di efficacia. È un prodotto da una ditta che insomma, voglio dire, una ditta di agrofarmaci che ha un suo percorso, segnala ovviamente un cambiamento all'interno delle ditte di agrofarmaci. È evidente, perché se da una parte le revoche sono quotidiane e se di mestiere questi hanno sempre cercato nuovi principi attivi e nuove molecole, se hanno iniziato a cambiare raggio di azione vuol dire che c'è stato diciamo una riflessione importante all'interno di queste aziende per spostarsi verso una lotta che diventi non più una lotta chimica ma una lotta microbiologica. Ricordatevelo questo termine, lasciate perdere il ceppo, perché ve lo dico a livello di informazione, ormai tutte le ditte si buttano sulla produzione di prodotti microbiologici, tutte. La differenza è sostanziale, perché qui c'è un ceppo riproducibile in laboratorio, misurabile nelle sue quantità, che adesso io lì non vi ho riportato, no? Perché parliamo di unità di colonie 10 alla 9, quello che è, riproducibile in laboratorio con delle prove di efficacia. Quindi testato come se fosse un agrofarmaco. Diverso è acquistare dei prodotti che invece passano dalla registrazione come concimi, e in modo particolare come inoculo di funghi micorrizici, che vuol dire tutto ma non vuol dire niente, all'interno dei quali ci possono essere Bacillus subtilis ed altri Bacillus. Questo perlomeno ha un nome, un'etichetta, una garanzia legata a dei documenti. Meno male che la parte microbiologica ha preso quella direzione lì. Guardate che io lì ce l'ho tutte le settimane dei rappresentanti che mi sottopongono prodotti, cioè adesso fra l'altro siamo arrivati non solo diversi tipi di Bacillus ma miscele, i cosiddetti consorzi microbici di funghi e lieviti attinomiceti, batteri e quant'altro, che magari possono aiutarci da un punto di vista agronomico, cioè di stimolo della vegetazione, di induzione di resistenza, eccetera, ma che non possono essere paragonati ad un prodotto che invece ha delle azioni curative. Questo ha la possibilità di contenere quello che vi ho detto
alcuni minuti fa, le dosi sono alte, la dose di impiego di solito è intorno al mezzo litro a ettolitro, si possono fare fino a 6 trattamenti per anno, non ha problemi di residui, non ha problemi di tempi di carenza ed ha comunque uno spettro contro occhio di pavone e rogna, che sono patogeni importanti per la nostra realtà. Sono alla fine. Qui abbiamo cercato di riassumere delle linee, cioè di dare delle informazioni guida che comprendano sia la parte della lotta, di tutto quello che vi è stato detto fino ad oggi, quindi patogeni e parassiti. Vedremo la slide dopo, che invece si focalizzerà sulla mosca, perché ovviamente è l'oggetto del contendere sempre, ma in questa tabella qua sono concentrate una serie di informazioni che adesso io passerò in rassegna velocemente, ma che invece vi permettono di avere delle linee guida, di avere un protocollo da seguire su come, dove, quando, in quale momento utilizzare i prodotti che sono a disposizione. Post potatura, guardate che in quella fase lì, dopo il taglio, convengono tutti sul ritorno all'applicazione di prodotti a base di rame. Sono tutti concordi. Parlo a livello ovviamente di tecnici, di universitari e quant'altro, sul fare un trattamento con prodotti a base di rame dopo la potatura per disinfettare le ferite. E in quel momento lì le applicazioni a base di rame ci servono, perché il rame nei confronti dell'occhio di pavone ha anche un effetto fitotossico sulle foglie che sono state colpite e che quindi ne provoca la loro caduta. Così almeno ci cominciamo a levare un po' di inoculo da mezzo. Alla ripresa vegetativa, vi ho indicato, come vedete, alla ripresa vegetativa, quindi molto più avanti, il primo trattamento con il Serenade, che poi è consigliato alla legagione ed eventualmente prima della raccolta. Quindi non 6 trattamenti, perché alla fine poi bisogna anche tener conto che l'oliveto non può diventare un'azienda viticola dove si fanno 6 trattamenti per la peronospora e 15 per il malbianco, perché insomma cerchiamo di... E quindi se voi poi ve la stamperò, ve la guarderete con calma, avete la possibilità di capire quali sono gli interventi essenziali. In prefioritura, quella fase lì è molto importante per 2 motivi. Il primo motivo è perché posso utilizzare soltanto in quella fase lì prodotti sistemici nel caso non abbia ancora debellato l'occhio di pavone. E solo in quella fase lì. E lì infatti vi ho indicato, in situazioni estreme, l'unico fungicida ammesso che è il Flintemax. Parliamo di fungicidi sistemici per il contenimento dell'occhio di pavone, ai quali potete aggiungere, se ci sono problemi di margaronia, il Bacillus thuringiensis, o nelle situazioni peggiori di defoliazione da altri lepidotteri, un altro insetticida che è il Delegate a base di spinetora. Questa è la fase cruciale anche da un punto di vista nutrizionale. E chiederemo poi a Caruso conferma, se riusciamo, comunque questa tabella è stata condivisa anche con lui, il quale mi ha detto: hai fatto bene a inserire il trattamento col boro in prefioritura, ma soprattutto me lo devi far ripetere 15-20 giorni dopo, perché visto quello che c'è stato nell'annata precedente, queste anche malformazioni a carico dei frutti, questo è un microelemento, il boro, che agisce a livello di polline, quindi in un momento ben preciso della fisiologia dell'olivo. Andando avanti alla legagione, vedete, vi ho riportato un trattamento se l'infestazione è accertata e molto grave contro il sudiscorza. Il problema del sudiscorza sapete qual è? Che iniziano a volare gli adulti a marzo, no? Più o meno sì. Marzo-aprile. Sì. È una mosca, poi ve lo dirà meglio l'entomologo, di me, che non vediamo, non catturiamo, non monitoriamo.
no? Perché non siamo in grado di, perché avessimo perlomeno uno strumento di cattura, dici beh, ci metto una cartella cromotropica gialla, come si fa con la mosca dell'olivo, catturo il suo discorso, mi rendo conto se c'è o se non c'è. Questo l'adulto non lo vediamo. Vediamo gli esiti, perché iniziano gli accoppiamenti e inizia la deposizione delle uova. E la deposizione delle uova dà origine alla formazione di larve, simile a quella della mosca, che penetra all'interno della corteccia e che poi fanno quello che sappiamo e abbiamo visto tutti. E quindi si blocca la traslocazione della linfa, i rametti seccano, le foglie disseccano e quant'altro. C'è da dire... No Pasquale, è chiaro che il FOSMET indicato è l'ultimo anno di applicazione, però è il principio che conta, cioè deve essere chiaramente in caso di accertata infestazione, anche su base storica, da Sugis Corsa, dove l'infestazione è chiaramente importante, no? Il principio è che bisogna utilizzare dei prodotti che abbiano la capacità di penetrare all'interno della vegetazione trattata, no? Perché le larve vivono all'interno della, e non è banale chiaramente, no? Perché più che un citotropico servirebbe un sistemico in senso stretto. E primo limite, secondo limite, che ci giochiamo un trattamento in effetti, perché poi il numero di trattamenti che si possono fare col FOSMET è 2, ce ne giochiamo uno a maggio-giugno e quindi ci, come dire, priviamo della possibilità di utilizzarlo poi su mosca, quindi solo in casi accertati di forte infestazione ha un senso intervenire con un prodotto che abbia il massimo del potere di penetrazione all'interno della vegetazione. Il Decis va bene, però è un prodotto che agisce per contatto, non ha nessuna capacità di penetrare all'interno della vegetazione, quindi avrebbe un'azione adulticida in questo caso. Ma gli adulti, come dicevo proprio stamattina a lezione agli studenti, non stanno lì ad aspettare, hanno le ali e volano, no? E quindi intervenire con un adulticida senza essere sicuri che gli adulti siano presenti e soprattutto in virtù del fatto che questi si possono spostare al momento del trattamento, è una strategia che è ammessa chiaramente da un punto di vista fitoiatrico, ma che secondo me potrebbe avere qualche limite da un punto di vista dell'efficacia. È anche poco selettivo. È assolutamente sì, però si può tranquillamente pensare di intervenire anche con una molecola come la pentametrina, ma preferirei un prodotto quantomeno citotropico. Ecco, per i motivi che abbiamo detto, il nostro target deve essere soprattutto la larva. Però non vorrei creare ora l'allarme su Giscorza, perché io ho avuto esperienze in Liguria di infestazioni anche degne di nota, no? Ma su piante di una certa dimensione, dove in effetti si vedeva una certa quantità di branche che avevano questo problema, ma da lì a determinare uno squilibrio in senso produttivo o addirittura la morte della pianta ce ne passa veramente tanto, no? Questo un paio d'anni fa, ora non so Pasquale se hai dati. Negli ultimi anni sicuramente quell'insetto lì si è diffuso. Tenete presente una cosa però, questo è vero, che poi la difesa che facciamo per la mosca delle olive, soprattutto con eventuali larvicidi, ha comunque un'azione di contenimento anche nei confronti dei Sugis Corsa, no? Perché quando andiamo con un tutta-chioma, che può essere un acetamiprite, piuttosto che un sivarto, piuttosto che un FOSMET, abbiamo anche una certa azione indiretta di contenimento del Sugis Corsa. Quindi se si fa una buona difesa mosca non dovremmo avere neanche problemi del Sugis Corsa, no? Dovrebbe essere in genere così. Però dipende dalle realtà locali, dalle situazioni, come dire, puntiformi che tu conosci e che io non conosco, quindi sto facendo solo teoria in questo senso, no? La realtà potrebbe essere magari un'altra. No, lì il problema è che se ci viene a mancare il FOSMET non abbiamo tante armi, sì. Perché se ci giochiamo si vanto lì è ancora troppo presto, sì, per la mosca, e se facciamo un Decis in quel momento lì ha i suoi pro e ha i suoi contro, perché sì, comunque è una molecola che un po' di mano per la mosca ce la dà, perché sì, non possiamo non dirlo, certo. E comunque è un piretroide ad ampio spettro, insomma alla fine poi quando si è in campo di fronte a certe situazioni le decisioni bisogna prendere, certo. Quella lì è una fase in cui l'apporto nutrizionale di potassio è fondamentale, perché ci prepariamo a far ingrossare le drupe. Vi ho aggiunto anche nella parte di indurimento del nocciolo l'apporto di calcio per chi fa le olive da mensa,
per favorire l'aumento la distensione delle cellule, quindi l'aumento cioè l'ingrossamento della drupa, e poi a chiudere il trattamento in pre-raccolta se ci sono ancora condizioni di ocche di pavone da contenere, soprattutto di rogna con i serenate, in aggiunta poi a del potassio per favorire il processo di inolizione. Ancora un minuto sulla lotta alla mosca per quest'anno. E qui vedete, abbiamo fatto un'ipotesi secondo quello che la scienza, no, tra virgolette, ci dice. Abbiamo diviso la tabella in tre parti: infestazione attiva bassa, infestazione attiva media, infestazione attiva alta. Questo ovviamente è l'applicazione di questo schema presuppone monitoraggio. Se siamo nella parte di infestazione attiva bassa, non è detto che ce la caviamo con l'applicazione di 50-70 trappole ettaro, come abbiamo sentito anche un attimo fa, e in aggiunta eventualmente, se dovesse andare male, con dei prodotti corroboranti. E lì vi ho indicato dosaggi e applicazioni e quant'altro. E in quel modo lì ovviamente avete rappresentato tutto lo scibile. L'unica cosa che non ho inserito, ma che ve la dico a voce, e non l'ho inserita perché questo qui è un prodotto che ha un uso di emergenza, quindi dobbiamo aspettare che ci sia l'autorizzazione per il 2022, è un prodotto che è fatto di un attrattivo, come una volta era albumina, ve lo ricordate tutti, a cui parlo dell'Exirel Bite, c'è un attrattivo con l'aggiunta di un insetticida, di una nuova categoria di insetticidi, che in pratica può essere assimilato nel modo in cui deve essere distribuito a uno spinto fly. Non sono quei prodotti che vanno spruzzati un po' qui un po' là, non va fatto un intervento a tutta chioma, e sono ammessi 4 trattamenti registrati per la lotta alla mosca dell'olivo e 3 applicazioni per stagione. È un metodo adulticida preventivo, né più né meno che lo spinto fly, né più né meno che il talco, né più né meno che il caolino. Quindi andava inserito e aggiunto in quella parte lì della tabella. Stiamo aspettando l'autorizzazione, perché io qua ho l'autorizzazione del 2021, ma ne abbiamo parlato con il minuto l'ultima volta che ci siamo visti, perché ci sono in corso delle prove con questo prodotto per una tipologia, diciamo, di oliveto che non vuole fare trattamenti a tutta chioma e che quindi vuole andare con delle distribuzioni localizzate. È un prodotto che esiste, che c'è, è una molecola insetticida molto valida. Ricordiamoci sempre che il target sono gli adulti. Se ci spostiamo invece in situazioni di infestazioni media di mosca o infestazioni attiva alta di mosca, questo è il consiglio che vi do, che tiene conto un po' di tutto quello che ci siamo detti finora, del tipo di prodotto che abbiamo di fronte, dei giorni di carenza, che come vedete ve li ho riportati nella parte in basso della tabella. E lo spinter fly ha 7 giorni di carenza, quando invece andiamo sugli altri, lo spada 21 giorni di carenza, l'epic 21 giorni di carenza, il sivanto 14 giorni di carenza, divisi chiaramente tra lotta adulticida preventiva, scusate se lo ripeto, e lotta larvicida o curativa, quindi da utilizzare in base ai dati ottenuti dal monitoraggio. Se consideriamo la revoca del FOSMET, ovviamente spariscono le 2 possibilità dello spada e ci rimangono 2 epic e un sivanto come lotta curativa. L'abbiamo detto all'inizio, lo diceva anche Angelo, l'abbinamento deve essere fatto tra tutto quello che c'è, che la strategia ci permette di avere, quindi a partire dalle trappole all'utilizzo di questi larvicidi, perché magari se riusciamo a lavorare bene preventivamente ci togliamo, cioè evitiamo di fare qualche larvicida di meno con tutto quello che ne consegue.
Tenete conto che nel caso dell'EPIC, lo dico chiaramente e pubblicamente, l'efficacia di quella molecola insetticida lì è strettamente legata al monitoraggio. Quel prodotto lì si deve applicare in maniera tempestiva. Il ritardo di qualche giorno, che alle volte capita perché fanno il bollettino, trasmettono il dato, mandano la mail, lo pubblicano, nei confronti di quel prodotto lì è un qualcosa di deludente, perché se si arriva a colpo in tempo, ma in tempo significa proprio finito il monitoraggio, organizzarsi per l'applicazione, altrimenti è un prodotto che ha dalla sua parte una efficacia non strepitosa, pur essendo un insetticida sistemico. Chiudo. Sì, perché sull'olivo di fatto c'è questa idea che i neonicotinoidi e l'acetamifride, no, siano sistemici. In realtà il grado di penetrazione all'interno della vegetazione trattata, quindi foglie, rami e frutti, dipende dalla specie vegetale. Per cui su olivo è stato visto, no, che in realtà si comporta né più né meno che come citotropico, non ha potere sistemico, no? Per motivi che possono essere vari, che ne so, la quantità di pruvina, di cere che sono presenti sulla foglia magari ne limita, no, la capacità di penetrare, mentre magari sul susino diventa sistemico, quindi dipende dalla pianta trattata. Per cui questo acetamibride, che chiaramente ormai diventa la nostra unica speranza, no, insieme al silanto, ha questo limite, come dire, operativo, cioè il fatto che, come diceva Pasquale, penetra, ma non penetra come penetrava bene magari il dimetoato, no? E quindi è importantissimo darlo quando abbiamo un'infestazione all'inizio, uova e larve di prima età, perché se no si rischia di non avere l'effetto curativo. Purtroppo questa è una cosa che va detta e l'esperienza di campo sta dimostrando questo, quindi non che non sia efficace, attenzione, ma che è efficace solo se dato su un'infestazione fatta da forme molto molto giovanili. Ecco che quindi il monitoraggio diventa importante, e Noemi lo sa, ma diventa importante anche l'intervallo di tempo che intercorre tra quando vi arriva il messaggio, infestazione attiva superata, consigliato il trattamento, e l'esecuzione del trattamento, che deve essere tempestiva. Come dico di nuovo sempre ai ragazzi in aula, in questi casi bisogna stare sempre col colpo in canna, no? Che detto in un periodo purtroppo di guerra è un termine bruttissimo, no? Ma in senso metaforico vuol dire l'olivicoltore deve essere pronto sempre a trattare, quindi atomizzatore sempre pronto ed efficiente, prodotto già pronto chiaramente nell'armadietto dei fitosanitari, disponibilità di un operatore a fare il trattamento in tempo molto rapido, perché 3 o 4 giorni possono vanificare di fatto il trattamento stesso, questo è importante dire. Aggiungo solo una cosa, Pasquale ha fatto uno sforzo di sintesi incredibile, perché alla fine in una slide ha messo tutto quello che si può fare da un punto di vista normativo per quello che riguarda il controllo mosca. Perché sottolineo questo aspetto? I prodotti di cui ha parlato, i principi attivi, non i prodotti, no? Preferisco parlare di principi attivi perché prodotto lo associamo ad una ditta, no? E sembra quasi di fare pubblicità. Chiaramente non è il nostro ruolo, non è il mio in particolare, insomma, ma i principi attivi che Pasquale ha elencato sono gli unici ammessi oggi da disciplinari di produzione in olivicoltura e sono i soli che possiamo impiegare. Tutto il resto, quello che si sente dire, no? Mi hanno detto che hanno visto che. E qualora uno decidesse di farlo, lo fa proprio a rischio e pericolo, sapendo di commettere di fatto un illecito di tipo amministrativo, ma direi anche penale, no? Perché una sostanza non ammessa, se impiegata, no? Inquina, se inquina può configurare un reato di questo tipo. Quindi teniamo presente che quello che si può impiegare è quello che è previsto dai disciplinari, non possiamo fare altro. E in questo senso questa slide di chiusura vi dà un po' l'idea di quello che la normativa prevede, quindi tutto quello che possiamo in effetti utilizzare oggi come armi in olivicoltura. Io non sarei molto drammatico sul fatto che non c'è più il dimetoato, ora va via il fosmet. In realtà di armi ne abbiamo tante, no? Perché i dispositivi di cattura sono una possibilità, i repellenti sono una possibilità, qualche anno fa non c'erano questi sistemi. I larvicidi non è che siano spariti, sono cambiati, bisogna imparare a conoscerli un pochino meglio, cioè l'aspetto che dicevamo legato all'acetamipride, che deve essere impiegato presto, all'inizio non lo sapevamo, l'abbiamo scoperto con la pratica di campo. Saputo questo, anche l'acetamipride può diventare una molecola interessante, quindi è vero che abbiamo perso una molecola, ma ne abbiamo acquistato un'altra, ok?
Quindi, la stessa cosa succederà per il Sivan. È uguale. Ma la stessa cosa è successa, se vi ricordate, quando era uscito il Confidoro Tech. Lo Tech è stato l'insetticida per la mosca dell'olivo, penso che tra gli ultimi usciti molto molto valido, ma per metterlo a punto in qualche stagione l'abbiamo dovuto provare e metterlo sotto la lente, perché gli stessi tecnici a cui chiedevo informazioni arrivavano fino a un certo punto, perché poi non sono loro che applicano lo tech lo applichiamo noi, voi che abbiamo a che fare con delle piante, che quindi i trattamenti dobbiamo fare. Chiudo con questa slide per farvi vedere l'impatto attraverso una semplice comparazione dei costi, da dove siamo partiti. Sembra ormai un'epoca storica, quando c'era ancora il dimetoato, e a dove siamo arrivati oggi. Certo che la lotta preventiva ad unticida ha dei costi molto importanti. È l'ultima parte della tabella a destra, perché se dobbiamo lì ovviamente ad ipotesi massima, 80 trappole e 5 trattamenti col caulino e 2 trattamenti col rame, quindi lì non ci ho messo il serenade, non ci ho messo per dire Flint e Max, altrimenti andavamo, però diciamo la spina centrale del trattamento preventivo ad unticida, e la parte centrale non cambia, perché se voi levate 2 fosmet e ci mettete un sivanto, in termini di costo siamo sempre lì. Forse recuperiamo 8-9 euro. Lo guardavo prima di venire qui, il costo al litro del sivanto intorno agli 80-85. Quindi alla fine ci mettete un trattamento, ce ne vogliono 750 grammi a ettaro e anche qualcosa di più, perché i nostri ettari, noi lì abbiamo fatto un conto, certo, di circa 300 piante, ma di circa 1500 litri di acqua distribuiti, perché non so se ce la facciamo con 1000 litri di acqua, questo siete più bravi voi di me nel dire e nel distribuire un insetticida con 1000 litri in un ettaro di superficie, così come siamo dislocati. E quindi se teniamo conto di un surplus di prodotto, perché comunque diamo più acqua e ci rapportiamo a una dose ettolitro, alla fine i 2 fosmet con un sivanto portano la tabella ad avere un incremento percentuale del costo che è notevole. Questi costi sono dei principi attivi? Questi sono dei formulati commerciali. Sono dei principi attivi? Sì. Escluso lavoro. Certo, esclusa la maledotta. No, ma lo dicevo. Qualcuno li deve dare. Era solo per il passaggio da... Certo. Io concluderei qui, perché forse abbiamo anche superato il limite della vostra capacità di sopportare, però, e mi rendo anche conto che sono riunioni molto intense, ricche di informazioni, però non abbiamo tante altre possibilità. Vi ringrazio ancora della pazienza che avete avuto e lascerei... Bisogna ripetere la domanda perché non si sente. Vai. Quanto si sposta la mosca come adulto? Perché per le trappole bisogna anche potersi organizzare. Allora, come tutte le mosche, vola senza grossa difficoltà, no? E può volare anche per qualche chilometro, dipende un po' dal motivo del volo, ecco, dipende dal periodo. È chiaro che nel periodo in cui c'è buona disponibilità di olive, no? E quindi siamo in un oliveto abbastanza omogeneo, i voli sono voli di spostamento da pianta a pianta. Ma se quell'oliveto in quel momento è poco interessante per la mosca, perché magari ha una bassa carica produttiva, l'adulto si può spostare anche di 1, 2, 3, 4 km, non ha difficoltà a volare, assolutamente. Ma nel caso della primavera? Sì, ok, stavo arrivando alla primavera, infatti. Nel caso degli adulti che sono fatti in primavera, chiaramente in primavera hanno poca necessità di volare, no? Perché non hanno necessità di deporre, perché non hanno il frutto disponibile. E quindi tendono in genere a stazionare dove sono sfarfallate. E dove sono sfarfallate? Nell'oliveto dove erano l'anno prima, chiaramente, no? Il famoso problema degli oliveti abbandonati, e quindi di queste drupe che rimangono sulla pianta, che fanno da serbatoio, è un problema che rientra in questa casistica, no? Oppure, dove non si fa una raccolta quanto più possibile accurata e si lasciano delle olive sulla pianta,
queste mosche che sparpagliano nella primavera possono già fare, e ci sono dati, non è che lo sto dicendo così in linea teorica, una generazione su quelle olive che sono rimaste. Io ho avuto, e sono rimasto veramente colpito, dati di una generazione fatta in primavera da mosche sfarfallate a febbraio-marzo sulle olive che erano rimaste attaccate sulla pianta. L'anno precedente. Capite bene che qui il problema diventa doppio, perché a luglio mi ritrovo non solo le mosche che hanno svernato, ma anche la generazione che sfarfalla dalle deposizioni fatte da queste mosche. Quindi il problema degli oliveti abbandonati e il problema delle olive residuali sulla pianta è un'altra cosa di cui non abbiamo parlato, ma che rientra a pieno titolo anche in questi aspetti. Quindi quelle della primavera in realtà non hanno necessità di volare, e volano poco perché fa freddo, si alimentano poco, aspettano di fatto, no, nell'oliveto che arrivi la possibilità di deporre, e quindi aspettano la famosa fase fenologica dell'indurimento del nocciolo che abbiamo in queste zone intorno a fine giugno, inizio luglio, dipende un po' dall'annata. Non capisco però come mai mi ha chiesto questo in rapporto alle trappole. L'efficacia di posizionare le trappole in primavera, cioè se io mi vado posizionando le trappole da tirare quelle che arrivano da distante. No, con le trappole, ok. Quindi ho risposto indirettamente, va bene. Grazie per la domanda, ci mancherebbe. Prego. All'efficacia della trappola quanto dura? Ok. Allora, noi abbiamo lavorato solo con un dispositivo commerciale che si chiama Flypack e che è prodotto dalla Servios. No? La Servios vi dice che l'efficacia della trappola va dai 6 agli 8 mesi. Ma in generale tutte. In generale tutte durano dai 6 agli 8 mesi. È interessante questo, e guardate che è reale, perché l'abbiamo verificato, penso che Davide lo possa anche confermare. No? Trappole collocate a maggio, giugno, hanno catturato tranquillamente fino a febbraio-marzo, okay? E continuavano a catturare, quindi l'efficacia è veramente molto lunga. È chiaro che l'efficacia della cattura dipende dal tempo, cioè cattureranno molto all'inizio perché c'è tanto attrattivo alimentare, tanto feromone, nel caso delle flypecche, man mano che si esaurisce l'attrattivo alimentare e il feromone cattureranno sempre meno. Però 6-8 mesi è un periodo molto lungo, perché vuol dire che voi la collocate una sola volta la trappola all'inizio della stagione, maggio, no? E poi la tenete fino alla raccolta, senza dover reintervenire. Non conosco il dispositivo della Karate Trap, ma penso abbia le stesse caratteristiche, no? In questo senso. Tenete presente però, come ha detto Pasquale, che questi sistemi non si prestano per la protezione della singola pianta o di appezzamenti molto piccoli, no? Tutti i sistemi di cattura massale funzionano su una superficie minima che in letteratura si dice essere pari a un paio di ettari. E più aumentiamo la superficie trattata, più i sistemi funzionano. Quindi è chiaro che è importante fare un po' quello che stanno facendo ad esempio i viticoltori emiliani, ne parlavo sempre stamattina a lezione, che avendo deciso una strategia di lotta con l'uso di un insetto utile, no, nei confronti di una cocciniglia che hanno sulla vite, che fanno Coccus ficus, e hanno deciso di consorziarsi, no, sotto la forma di una cooperativa sociale, e hanno deciso di attuare una lotta comprensoriale di tipo bio con l'uso di un parassitoide su un comprensorio che inizialmente era di 10 ettari e abbiamo superato i 1000 ettari. Lo stesso sta succedendo nella Maremma Toscana per la tecnica della confusione sessuale alla tignoletta della vite. Cioè inizialmente è partita a Tinori, ha fatto un po' da team leader, no? Poi a ruota, quando si è vista l'efficacia, piano piano, ci sono quasi 3000 ettari di vigneto trattati a confusione sessuale. Cioè una tecnica diventa di questo tipo, diventa efficace quanto più poi si diffonde sul territorio. È importante questo. Soprattutto i metodi adulticidi, che prevedono l'utilizzo di trappole, hanno un'efficacia solo se diventano su scala comprensoriale. Il problema è che sì. La relazione per la mosca dell'olivo è una cosa veramente efficace. Sì. Poi sul costo dei dispositivi di attratto anchille si potrebbe aprire un altro dibattito, insomma, no? Non costano poco chiaramente questi sistemi di trappolaggio, eh? Però è anche vero, ripeto, che l'applicazione diventa una, fatta una sola volta nel momento dell'anno. Ora io non mi ricordo quanto costassero le flypack, però insomma se vogliamo dare qualche dato... Intorno ai 5 euro, e queste saranno qualcosa meno.
queste le carate non lo so quanto costano, immagino qualcosa meno perché sono un po' più semplificate nel loro sistema perché non hanno il feromone, no? Hanno solo l'attrattivo alimentare e quindi probabilmente può essere anche più conveniente un sistema di questo tipo. Se qualcuno vuole fare domande, ci sono altre domande anche da parte dei collegati? Sì, io se si può vorrei fare una domanda. Prego. Franco. Sono Franco. Grande Franco, dici tutto. Sì. Allora, io volevo chiedere una cosa. Noi, come sai, facciamo biologico da diversi anni. E da diversi anni ho provato diversi tipi di confusioni e tutto quanto. Mi sto accorgendo però gli alberi che ho trattato da 4, 5, 6 anni col caolino che sono veramente, veramente molto, molto più brutti che gli alberi che invece non ho trattato col caolino. Se anche voi avete questi allarmi sul trattamento delle piante trattate col caolino, cioè si vedono le piante che non stanno bene, non hanno molta foglia, sembrano stanche, sono poco vigorose. E volevo chiedere se era una cosa che anche a voi era capitato su magari uliveti che da diversi anni vengono trattate col caolino. Un'altra cosa che volevo chiedere è, noi abbiamo provato anche la diatomea, abbiamo dovuto rinunciare perché se si hanno 200 piante, 300 piante, si riesce magari a trattare. Noi dopo aver bruciato 7-8 pompe a tutti i tipi di trattori, abbiamo fatto fare delle pompe speciali in ceramica, e uomini che fermi sul trattore che giravano sta roba nella botte, nonostante fossero botti speciali con agitatori, non siamo riusciti a usarle. E l'altra è questa carote trap. Noi usavamo per diversi anni, abbiamo usato le bustine verdi, vabbè, le tipiche, le greche. Sì. E però abbiamo notato, e noi ne mettevamo una ogni albero su un pezzo di 6 ettari tutto insieme. Vabbè. Però attenzione, perché da noi i 6 ettari sono diversi, non sono un quadrato di 6 ettari. Sono 6 ettari, ma magari sono allungati sulla montagna, in un punto sono più stretti, poi si allargano. Quindi, non avendo questi quadrati, ricordato che avevamo per 2-3 anni abbiamo provato questo sistema con dei costi enormi, perché immaginatevi quasi 3 euro a albero, e diciamo non abbiamo ottenuto dei grossi risultati, però sono molto interessato a questa cosa del caolino, perché io sto pensando di mollare il caolino, ma se mollo il caolino la diatomea non riesco a darla, perché quando noi abbiamo 12.000 alberi, quando partiamo con i trattamenti non è che riusciamo ogni settimana a fare il giro, impieghiamo quasi 15 giorni solo per fare il giro del primo trattamento, quindi diventa impossibile per me. Grazie e complimenti perché è stato bellissimo. Grazie a te, ci mancherebbe. Allora Diego, vuoi dire qualcosa un attimo tu ancora sulle carate, visto che diciamo potrebbe essere una soluzione per lui da un punto di vista di esperienze di questo tipo, di effetti indiretti del caolino sulla vegetazione? Ti posso dire che li ho visti in situazioni abbastanza alterne, in alcuni casi sì, in alcuni casi no, però che ci sia una stretta correlazione tra un effetto deprimente sull'attività vegetativa della pianta rispetto al caolino, non sono in grado di affermarlo. Sicuramente l'uso di questo silicato, secondo me, parliamo di un silicato molto forte con delle concentrazioni ad ettolitro
molto alte, perché parliamo di dosaggi elevati per un numero di trattamenti molto lungo, potrebbe secondo me essere arrivato, cioè cominciare ad essere e a portare a un inizio di sintomo di qualche fitotossicità, perché non è che la foglia, come in generale tutte le foglie di una pianta, siano così e facili da gestire dal punto di vista delle sostanze, perché non è che gli diamo azoto quando gli facciamo sopra una patina di un millimetro di un silicato, o che sia di magnesio, che sia di un altro tipo, come quando diamo quei corroboranti lì. Poi mi dicevi, vabbè, le trappole greche per fortuna sono andate e il principio era sempre quello, ma l'impatto ovviamente era molto notevole. Penso che l'evoluzione di oggi legata all'uso di flay pack o karate trap possa essere una soluzione migliorativa non da poco, dove ovviamente si fa l'olivicoltura di tipo biologico. Certo. Almeno che non ci siano altre possibilità di prodotti ammessi, non so se ha lo spintor fly. Spintor nel biologico, sì. Lo spintor, le trappole caolino. Caolino, sì. Hai da dire qualcosa, Diego, tu un attimo sulle karate trap? Ma ecco, una cosa che ho dimenticato, karate trap è registrata anche nel biologico, quindi è anche un'opportunità per aziende biologiche. Sul discorso delle prove di efficacia, noi arriviamo da 4 anni di commercializzazione già in Spagna, dove il prodotto è stato lanciato sull'olivo, quindi abbiamo è consolidato anche in altri stati europei. E in Italia abbiamo portato avanti 2 anni di sperimentazione e condivido quello che avete detto, è un discorso di cattura massale, noi lavoriamo soltanto sull'attrattivo. Abbiamo le superfici minime da poter gestire sono superiori attorno all'ettaro a salire, perché il problema di appezzamenti molto piccoli a livello anche di territorio, di conformità anche del territorio, viene difficile a avere un ottimo controllo. Su superfici di un ettaro, da un ettaro a salire, si riesce a gestire karate trap. Secondo me può essere, noi dal punto di vista delle nostre prove, il prodotto è andato molto bene. Non è nel biologico può dare un bel contributo, bisogna però, penso che, come si è parlato, con grosse popolazioni ci vuole comunque l'utilizzo di corroboranti ammessi nel biologico, come il caolino, per contenere le popolazioni, se le popolazioni sono alte. Le prove, anche noi, quello che si è detto, sono 2 anni che lasciamo in campo le trappole per monitorare durante la stagione invernale cosa succede, e le trappole già catturano praticamente tutto l'anno, quindi hanno una durata veramente importante, messe giù a fine aprile, in questo momento qua riescono ancora a catturare, quindi la persistenza dell'attrattivo è veramente importante. Sì. Okay. Abbiamo altre domande, altrimenti ci rinviamo ad un incontro che invece sarà di tipo pratico tra qualche mese, dove stiamo portando avanti una serie di altri interventi, e vorrei poi potervi contattare per e farvi vedere parcelle trattate, parcelle non trattate, dove stiamo lavorando e come stiamo lavorando, i risultati che abbiamo ottenuto con la messa, diciamo, in atto di una serie di strategie che vi ho fatto vedere questa sera. Ringrazio ancora tutti per la parte. Ci mancherebbe. Un suggerimento di questo tipo. Per me pare che oggi abbiamo già in mano delle cose per la sperimentazione. Abbiamo visto della difficoltà di applicare, ad esempio, quando diciamo andiamo a reale, io penso che abbiamo di fronte, siccome questo viene anche da un progetto, abbiamo di fronte il rinnovo del piano di rurale. Bisognerebbe arrivare con delle proposte affinché i punti critici di questo lavoro possano essere supportati da un sistema anche economico del caso. Guarda, io penso che questo sarebbe un lavoro che ci potrebbe permettere di ampliare, diciamo, di fare, come posso dire, la fase consortile
che qui è più difficile per una serie di ragioni, potrebbe essere supportata in quel modo, quindi sarebbe anche il risultato del lavoro fatto, quindi secondo me era quello che potrebbe sostenere. Siccome abbiamo il 2022 e per ragionare per la costruzione del PSR nuovo, perché adesso c'è per due anni, sì, c'è ancora. Diciamo, ma poi la costruzione del nuovo, io penso che sarebbe un contributo interessante da portare per poter avere qualche risultato per il supporto per l'azienda. Ottimo suggerimento. Beh, io l'avevo detto anche all'inizio, quando su alcune tematiche, poi abbiamo ripreso un collegamento magari veloce con Caruso, c'è la necessità, l'avete capito, no? Quando parlavamo di stress idrico e quant'altro, di mettere ancora a punto un po' di verifiche. E le verifiche qua o si fanno passando dal PSR o altrimenti, certo. Non vedo intorno tante altre fonti di finanziamento che ci possiamo mettere per entrare così in maniera approfondita all'interno di questi problemi. Questo progetto e i suoi risultati li ha dati. Due parti, uno è con lo studio, la parte applicativa. Ma penso che ci siano entrambe le possibilità. Grazie ancora e buona serata a tutti. Grazie. Buonasera.